Bentornati a Ombre su Immortals, Phoenix Rising, DLC, Miti del Regno d'Oriente. Se vi siete persi gli episodi precedenti, mi raccomando, andate a recuperare il link, come al solito ve lo lascio qua nelle schede. Comunque, nell'episodio 55 che vi ho pubblicato qualche giorno fa, abbiamo sconfitto un mastino infuocato che aveva le sembianze del mastino di Lord Gongong, almeno così ci ha detto lui, quindi ci fidiamo. Ma in realtà non era il suo vero mastino, perché il suo era già deceduto tempo indietro. Sta di fatto che questo mastino aveva una voce piuttosto inquietante, il che ci lascia presagire che dietro a quell'ombra, così l'ha chiamata Lord Gongong del mastino, ci fosse appunto un nemico, e presumibilmente sarà il nemico principale del gioco. Questo lo scopriremo, oppure semplicemente il nemico principale aveva in qualche modo creato quest'ombra demoniaca. Insomma, tutte cose che possiamo supporre ma che ancora non conosciamo perfettamente. Adesso Lord Gongong dovrebbe essere da Nuwa, stando a quanto ci aveva detto nell'altro episodio. Staremo a vedere. Noi sicuramente dobbiamo andare da Nuwa, quindi andiamoci e vediamo se c'è anche lui. Allora, oh che bello, guardate la cavalcatura quanto è bella. Veramente stupenda. Questo cavallo azzurro orientale mi piace. Allora, dobbiamo scendere nel piano di sotto. È giusto per la cronaca, ma non gioco da circa una quindicina di giorni. Chi mi segue sa che non ci sono stato in questo periodo, anche se voi l'ultimo video che ho pubblicato l'avete visto qualche giorno fa. Ma io non gioco da un bel po' di tempo. Allora, parla con Nuwa. Non dobbiamo andare di sotto. Quell'iconcina lì era semplicemente una cosa che adesso non c'entra nulla. Allora, andiamo qua. Sì, farsi furbi, esattamente. Cucina della pace. Andiamo da Nuwa. Con ogni probabilità ci sarà anche il mitico Lord Gongong, che adesso sembrerebbe abbia ripreso proprio la sua forza, no? Con queste fiamme. Sapevi che ero io? La montagna, intendo. Eccolo. Certo. Chi altro può avere la testa così dura da spaccare un pilastro del cielo? Non capisco se sia un complimento o un insulto, quindi grazie. Sistemerò tutto, Nuwa. So che lo farai, Gongong. Lo faremo entrambi. Sì, è stato Lord Gongong alla fine a causare questa spaccatura, in sostanza. Non di proposito, ma l'ha causata. Per saperne di più, andate a rivedervi gli episodi precedenti eventualmente. Allora, parliamo con Nuwa. Ora abbiamo sia l'essenza di Tian che della Terra. È ora di cominciare. Ah, sarà uno sballo. Pronti? Sono il dio della prontezza. Equilibrio. Tian e Terra riuniti. La pietra dai cinque colori. Ora o mai più, Nuwa. Ku, guardati intorno. Che cosa vedi? È la tua casa, Dea. La nostra casa. Perché me lo chiedi? Questa fucina rappresenta il culmine di tutta la mia conoscenza. Quando avrò finito il mio lavoro, la gente di questo mondo avrà bisogno di una guida. E io ho intenzione di affidare tutto a te. So che ispirerai tutti con la tua gentilezza e il tuo spirito. Dea, perché mi stai dicendo questo adesso? No! Non farlo! Questo è l'unico modo, Ku. No! Ti prego. Ku,
Riguardati. Vieni, Gong Gong. Asciugati le lacrime. Il bello deve ancora venire. Basta con gli indovinelli. Devi dirmi chi sei. In un'altra vita mi chiamavano Tao Wu. Facevo parte di quegli idioti a Tian. Ce ne stavamo in quell'eterno groviglio di miopia e insignificanza. Lo squarcio non ha difetti. Io sono al servizio della sua giusta missione. Vuole rettificare il nostro universo, ma la sua fame è insaziabile. Lo squarcio aveva bisogno di dei e io glieli ho dati. Tranne due. Ma di che cosa stai parlando? Nuwa e Gong Gong. Qui le mie possibilità sono limitate, ma tu, piccoletto, hai agito splendidamente. Non solo hai dato agli dèi quello che volevano, ma gli hai dato anche speranza. Sei stato tu a riportarmi indietro. Perché? Perché mi piaci, Ku. Non sei mai stato un debole. Sei forte. Sai riconoscere gli errori degli dèi e sei in grado di riportarli sulla strada giusta. Hanno la pietra dei cinque colori, idiota. L'equazione dell'equilibrio è completa. Completa? Credi davvero che quel fermacarte sia la chiave? A quanto pare sei ancora il bamboccio di Nuwa, anche dopo tutto quello che hai fatto. Tian sopra, terra sotto. E vita che fiorisce. Dea Nuwa. No. Non vincerai. Non te lo permetterò. Credici pure, piccoletto. Ti servirà. Proprio un bel guaio. Altra bella cutscene veramente corposa. Allora, ok, quindi sostanzialmente Nuwa Lord Gong Gong, non credo. Comunque Nuwa si vorrebbe sacrificare per richiudere lo squarcio, ma da quel che insomma si è potuto capire da questa presenza oscura, adesso non mi ricordo il nome, l'ha detto ma non mi ricordo, non servirà a nulla. Vabbè, fuggi dalla fucina della pace. Questa barriera sembra un po' più debole di prima. Non mi tratterrà qui. Bene. Grazie, quindi il tizio ci ha anche liberato. Ottimo. Allora, fuggi dalla fucina fatta. Raggiungi la cima del monte Buzhou. 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 O Buzhou. Non mi ricordo neanche più come si pronuncia. Comunque, apriamo la mappa. Vediamo un po' se... Sì, c'è un bellissimo teleport. No, scherzavo, ho parlato troppo presto. Eh no, questa è l'iconcina della missione. Però quantomeno possiamo andarcene qua. Credo che per salire qui bisognerà fare questa strada qua. E non penso si possa tagliare da qui, quindi viaggiamo qua. E vediamo un po' dove ci porterà il fato. Il destino. Nemici all'orizzonte. E salterò allegramente. Allora, dovrò farmi penso un pezzettino indietro e poi girare a sinistra. Forse, eh? Vediamo. Quanto è bella sta cavalcatura. Ce ne saranno altre? Ah. Beh, una cavalcatura mi sembra un po' pochina. Però già accontentiamoci, visto che fino a poco tempo fa
Non avevamo ancora nulla. Qui c'è un forziere, non mi devo confondere. Andiamo di qua. Oh, santo cielo. Lì c'è il buco. Che è esattamente questo. Ok, devo andare ancora un po' più a sinistra. Vediamo un po'. Vai, fu. Bene. Siamo un po'. Siamo finiti. Aia. Dalla padella nella brace, mi sembra qui. Cavolo. Sto facendo la strada male. Mi sa che per avere tutta la strada spianata avrei dovuto seguire un'altra via come al solito, ma che dalla mappa non si vede bene tutto quanto, i rilievi eccetera, quindi sono un po' fatica. Dove sto andando, dannazione? Ok, ci sono, però non si capisce bene da dove si sale. Ah, c'è questa stradina piccolina qua che è sempre sì. Va bene. Va bene. Piano piano. Piano piano. Riuscirò a trovarla questa stradina. Forse è questa? Cavalcatura non disponibile. Meraviglioso. Vediamo. Potrebbe essere questa, ma non ne sono così sicuro. Qui comunque una strada c'è, quindi sono fiducioso, dai. Quel muro dovrebbe essere sì un enigma, tipo un puzzle da sistemare. Però a meno che non ci capiti proprio davanti, al momento non lo faccio. Di qua. Oddio. È una strada questa. E comunque lo so, è già uscito il nuovo DLC. Sono un po' indietro. E sinceramente non credevo uscisse così presto. E quindi mi ero preso una specie di vacanza, che poi in realtà una vacanza non era. Ed è uscito proprio mentre non c'ero, mentre non ero a casa. E quindi non ho potuto né finire questo, né ovviamente iniziare quello nuovo. Ma come dico sempre io, fretta non ne ho. Quindi, se avete voi la pazienza di aspettarmi, arriverà anche la serie sugli dei perduti. Ecco qua. No, che bello. Divoratore di cuori innocenti, leggendario. Yayu. Yayu. Allora, è vero che ci siamo potenziati, ma è anche vero che sono un po' arrugginito. Cavolo. Allora, abilità, altre abilità. Dai, ma fammi scegliere un attimo l'abilità, su. Questa. Qui posso parare in teoria. Ok. Occhio. Era il mio amato pennuto che mi ridava la vita, se non sbaglio, quindi adesso lo uso. Un attimo solo. Ah, pure i fulmini. Ma i fulmini li sta lanciando lui o stanno cadendo dal cielo così a caso? No, penso che li stia utilizzando lui. Penso. Vai. Fatti sotto. Aia. È andata bene. Come? Mamma mia, mi sono spostato solo di pochissimo. Come fa qui non essere l'area di incontro? Per fortuna quando si resetta la creatura. Fortuna, insomma. Cacchio. Ho sbagliato pozione.
non recupera istantaneamente tutta la vita, quindi... Però... Sempre meglio non far resettare la zona, no? Andate lance, bravissime. Io. Continuerò a dirlo all'infinito, Però gli scontri, nonostante ci siamo potenziati, continuano a essere belli tosti. Veramente belli tosti. Molto più difficile del solito. Sto continuando ad usare pozioni quando ho il mio pennuto. Com'è che si chiamava già? Ah, non me lo ricordo più. Beh, fosforo chiaramente sì, ma non mi ricordo il nome qua orientale, il nome cinese. Ho provato a scansarmi all'ultimo, ma non è stata una grandissima idea. Non mi ricordo neanche se abbiamo la possibilità di resuscitare. Abbiamo la benedizione di Afrodite? No. In teoria no. Meglio non crepare, perché non mi ricordo, sapete? Che balle. Ma sbaglio o questo tizio qui è simile? No, forse no. A quell'altra battaglia che vi ho tagliato, proprio perché era venuta lunghissima. Mi sembrava una creatura simile, però non ne sono sicurissimo. Me la ricorda, se non altro per la potenza. Dai. Bene. Allora, usiamo un po' la pozione qua dell'attacco. Lì facciamo un po' più di danni. Questo è buono adesso. Dai. Ok. Perché ha fatto... Ah, tirato fuori l'arco per sbaglio. Gli ho fatto un sacco di danni comunque. Di nuovo? Allora, ho vinto. Magari non era neanche da sconfiggere. No, era. Era perché... No, devo passare di qua. Perfetto, ci ha dato qualcosa? Mie Meng. Vediamo. Sì. Ah, mi ha dato, mi sa, qualcos'altro ancora. Comunque. L'onda d'urto di Jingwei ha un'area d'effetto aumentata di 50%. Jingwei, eccolo come si chiama. Ok. Quindi l'onda d'urto colpisce di più. Ha un'area maggiore, però questa qui della vita è troppo, troppo più utile, secondo me. Secondo me. Non lo so, stava comparendo qualcos'altro. Ancora. Vabbè. Il portale per lo squarcio. Quindi andiamo. Punto di non ritorno. Ah! Oddio, ragazzi, ma non è che ci stiamo avvicinando davvero alla fine? Perché questa cosa qui era successa quando c'era lo scontro con Tifone. Vabbè, che è un DLC e quindi ci sta che non sia lungo quanto il gioco base. Non è che mi aspettassi una lunghezza, però non so neanche quanti episodi abbiamo fatto. Sta di fatto che... Ho detto due volte fatto, ma va bene. Non me l'aspettavo. Ma magari ancora dura un sacco di tempo, non significa nulla questa cosa. Comunque, stai per affrontare Tao Wu. Una volta nell'occhio dello squarcio non potrai più tornare alle terre mortali per continuare i tuoi progressi. Se ti restano dei materiali per il potenziamento, dovresti spenderli prima di procedere. Verrà creato il file salvataggio Tao Wu per darti la possibilità di tornare a questo momento. Vuoi salvare ed entrare nell'occhio dello squarcio? Faccio no.
perché voglio vedere appunto se ho speso tutti i punti che ho a disposizione, visto che presumibilmente ci sarà un bello scontro, li voglio assolutamente usare. Ma dove li posso vedere? Qua. Allora, qui ne ho 7, non lo so se questi qui mi bastano per potenziarmi in qualche modo. Ma sempre meglio controllare, anche perché qualche pozione la posso creare, quindi va bene. Ah, hai capito. Sono curioso di vedere chi è effettivamente il nemico, perché Tifoni si vedeva già dall'inizio. Questo no, solo questa voce e basta. Allora, un po' di pesche. Creiamo le pozioni. Ok. Poi. È chiaro che anche il potenziamento della salute, eccetera, si fa se vai in giro per l'isola e completi le missioni secondarie, o comunque gli incarichi secondari, cosa che non ho fatto. Sono sempre svantaggiato da questo punto di vista. Comunque, la spada non si può potenziare, che è la mia preferita, tra virgolette. Quando c'è quella, potenzio sempre quella. Andrei su elmo, arco, frecce, le aumentiamo. Di nuovo arco e ascia. E anche questo. Ancora? Bene. Ancora? Ma basta? Ok. Ottimo. Non credevo di avere così tanti potenziamenti a disposizione. Benissimo. Le pozioni ci serviranno. Quindi adesso devo tornare qua. Sì, non so quanti materiali ho comunque. Tanto alla fine quelle che utilizzo di più. Salute e resistenza, le altre due. Sni. Poi... punti qua, abilità, o come si chiamano? Ah sì, qui una volta avevo potenziato questa, esatto. Aumento stordimento di ogni ondata evocata. Ok. Quindi potenziamo sempre il sigillo. Sigillo o lame. Ci sono questi due filoni qua. Non dovrebbe esserci altro. Aumenta i danni. Sì. Ammettiamo questi, vai. Basta. Perfetto. Ottimo. Vediamo se qui ho qualcosa. No. Qui. Yes. Ok. Una tacchetta di salute, sì, di vita in più. Perfetto. Allora, io mi riteletrasporto, dai, sbaglio. Mi ridite il trasporto qua, dove eravamo prima nel punto di non ritorno. Entrerò anche per vedere, però poi ci fermiamo. Ci fermiamo anche perché questo video, siccome lo sto registrando un po' di fretta, e sapete che poi c'è bisogno di una elaborazione lunga su YouTube per far vedere tutto al meglio, quindi voglio anche cercare di non fare un video eccessivamente lungo. Poi dal prossimo riallungherò un pochettino se servirà. Per il momento direi che va bene così. Allora, entriamo, vediamo un po'. Posso farcela. Ci sarà una cutscene, immagino, speriamo non duri 20 minuti. E basta. Godiamocela. Dea Nua! Sono qui! Ku! Ma come... Non c'è tempo per spiegare! La pietra dai cinque colori è... Piccoletto... Non è magnifico? Lo squarcio... Il tuo inutile sassolino è in buone mani. Le mie... Ora niente potrà impedire il glorioso ritorno al caos. Ragazzo, prendilo! Ora! Ku, non aver paura. Te l'ho già detto.
Io non ti lascerò vincere. Allora fatti sotto, piccoletto. Fammi sentire che sapore ha l'ultimo umano. Facciamo finire. Masto. Tauvu. Ok, si chiama Tauvu. C'è da capire se è proprio così, se è una bestia che rimarrà così, o se, che ne so, alla fine avrà delle sembianze umane, magari si ritrasformerà nella sua forma vera. Questa è solo una forma... Non lo so, sto fantasticando. Comunque, ragazzi, ci fermiamo qua. Credevo in realtà ci fosse tipo una sorta di ultimo enigma finale, no? Com'è che si chiamava? Le rovine di Tian, una sorta di cosa del genere, con poi alla fine uno scontro. Invece c'è subitissimo lo scontro. Quindi devo mettere in pausa qua. Ci rivediamo nel prossimo episodio. Sarà l'ultimo? Non ne ho idea, sinceramente. Scopriamolo insieme domani a questo punto. Domani non lo so perché ci sono altri video in realtà da portare. Comunque nel prossimo episodio. Mi raccomando, spoilerate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utilizzati a quel messaggio li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!